Salve amici e bentrovati. Col video di oggi iniziamo un'indagine molto interessante che ci porterà letteralmente ai confini di ciò che conosciamo o che crediamo di conoscere. Il fulcro di questa nuova indagine, che durerà diversi episodi, è la Luna, questo misterioso e ancora poco conosciuto satellite. Alcuni affermano sia di natura artificiale, altri credono fermamente che nessun astronauta terrestre vi abbia mai messo piede. Altri ancora hanno fiducia nelle informazioni divulgate dalla NASA e non accettano le teorie cospiratorie sui falsi allunaggi. Oggi però, comunque la pensiate, vi invito a mettere da parte per un attimo le vostre convinzioni e a prendere in considerazione le idee e le tesi che vi voglio proporre. Sin dagli albori della scienza moderna, la Luna è stata sempre obiettivo di osservazioni, domande, misteri e soprattutto un irrefrenabile desiderio di arrivare lassù e passeggiarci sopra. L'avvento della scienza missilistica durante la Seconda Guerra Mondiale parve risolvere il più grande dei problemi: come arrivare sulla Luna? Non a caso il genio missilistico Wernher von Braun, mentre progettava e costruiva le micidiali armi segrete del Terzo Reich, coltivava in cuor suo il sogno di costruire un razzo talmente potente che fosse in grado di trasportare l'uomo sulla Luna. La fine della Seconda Guerra Mondiale fu per von Braun l'occasione d'oro per esaudire i suoi sogni. Con l'aiuto della straordinaria potenza tecnologica e finanziaria degli Stati Uniti, gli unici veri vincitori del secondo conflitto mondiale, era tempo di guardare lo spazio, l'ultima frontiera conosciuta dall'uomo. Il volo del cosmonauta russo Gagarin, il 12 aprile del 1961, diede il via alla corsa allo spazio. Il 5 maggio dello stesso anno, l'astronauta americano Alan Shepard compì il suo breve volo suborbitale sulla Mercury 3. Ma agli Stati Uniti questo non basta, non sono affatto soddisfatti della supremazia spaziale russa. Infatti, pochi giorni dopo, il 25 maggio del 1961, il presidente John Kennedy annuncia davanti al Congresso l'ambizioso obiettivo di portare un astronauta americano sulla Luna entro la fine del decennio. Questa dichiarazione rappresentò un vero e proprio salto nel buio. Infatti, fino a quel momento la NASA non aveva ottenuto alcun grande successo, nessun americano aveva ancora raggiunto l'orbita terrestre. Il primo sarà John Glenn nel febbraio dell'anno successivo, nel 1962. Intanto i sovietici con le navicelle del programma Vostok avevano già effettuato diversi voli orbitali e quindi raggiungere la Luna sembrava una follia. Eppure era così, la NASA progettava da anni una missione sulla Luna. Mancavano solo i finanziamenti e l'appoggio del governo degli Stati Uniti. Difatti, al Congresso Kennedy non incontra alcuna opposizione. Un successo di tale portata avrebbe avuto ricadute economiche e politiche inquantificabili. E così, nell'arco di appena un anno, più di 500.000 persone, tra tecnici, ingegneri, progettisti e personale impiegato a diversi livelli, iniziano a lavorare al progetto. E nell'estate del 1962 il programma Apollo comincia a prendere forma. 10 anni, 3 mesi e 2 giorni separarono il discorso pronunciato da Kennedy dall'ultima passeggiata lunare compiuta da un essere umano, il 14 dicembre 1972. Tra queste due date è accaduto di tutto, non solo l'assassinio di Kennedy, ma anche i fallimenti delle prime sonde lunari lanciate dalla NASA, la travagliata fase progettuale del programma Apollo, i successi, i passi falsi delle missioni sovietiche, la tragedia dell'Apollo 1 e soprattutto l'eccezionale traguardo raggiunto il 20 luglio 1969, quando Neil Armstrong toccò per la prima volta il suolo della Luna. Questa è una storia incredibile, fu un decennio in cui sembrava che il genere umano avesse intrapreso un viaggio destinato a cambiare il mondo per sempre, e invece non andò così, perché fu proprio con queste missioni Apollo che cominciarono i guai. Sì, perché a partire proprio dalla missione che portò sulla Luna Armstrong, Aldrin e Collins, iniziarono a circolare strane voci. Tutto iniziò in particolar modo dal materiale fotografico e dai filmati girati dagli astronauti delle missioni Apollo, a partire dall'Apollo 11 e fino all'Apollo 17, l'ultima missione. Molti esperti e non notarono strane manomissioni, come ad esempio alcune aree del cielo e del suolo lunare che erano state coperte apparentemente per nascondere qualcosa. Il fenomeno stava crescendo e con l'uscita dei primi libri che contenevano analisi dettagliate delle foto e dei filmati,
Molta gente cominciava a fare domande alla NASA. Volevano spiegazioni riguardo a tutte quelle alterazioni nelle immagini che presumibilmente erano state tratte dalla Luna. A questo punto la NASA non poteva più fare finta di nulla. Ormai c'era una grande quantità di persone che si domandava: cosa accadde veramente sulla Luna? Siccome alla NASA non sono mai stati abituati a dire la verità, escogitarono una soluzione che io direi a dir poco geniale. Sì, perché come ben sapete, cari amici, il modo migliore per nascondere la verità non consiste nel negarla, ma nel manipolarla. La NASA quindi inventò la teoria del complotto lunare. Sì, dico che fu la NASA a inventarla e adesso vi spiego anche il perché. La storia del complotto lunare, cioè del falso allunaggio, appare nei media per la prima volta nel 1976, con il libro Non siamo mai andati sulla Luna, dell'americano Bill Kaysing in collaborazione con Randy Reid. Kaysing, laureato in lingua e letteratura inglese, dichiara di scrivere basandosi sulle proprie esperienze lavorative presso la Rocketdyne, un'azienda produttrice di motori a razzo. Il ruolo di Kaysing era però di supervisione della stesura dei manuali tecnici, non progettuale, e terminò nel 1963, diversi anni prima delle missioni Apollo. Nel suo libro Kaysing afferma che la tecnologia degli anni 60 non sarebbe stata sufficientemente avanzata da permettere un allunaggio con equipaggio e che la NASA, a causa della cattiva amministrazione di quegli anni, non avrebbe potuto ottenere il successo dichiaratamente ottenuto. Quindi, secondo Kaysing, la NASA e la Rocketdyne avrebbero simulato l'allunaggio sulla Luna per un problema economico e tecnologico. Kaysing poi ci fa fare un po' di risate quando afferma che secondo lui l'incarico di girare i filmati delle missioni sarebbe stato conferito addirittura a Stanley Kubrick, che era già famoso per gli effetti speciali del suo film 2001 Odissea nello spazio. Secondo Kaysing, l'incarico gli sarebbe stato assegnato sotto la minaccia di rendere pubblico il coinvolgimento di un suo fratello cosiddetto Raoul col Partito Comunista. Queste affermazioni però contrastano col fatto che Stanley Kubrick non ha mai avuto un fratello. Poi vabbè, se cerchiamo ulteriori prove della balordaggine di questa teoria, possiamo anche dire che la figlia di Kubrick, Vivian, ha sempre definito questa questione una menzogna grottesca. Quelle di Kaysing sono le prime affermazioni a carattere complottista sulle missioni Apollo, ad essere pubblicate in un libro. E tali affermazioni sono tutt'oggi ritenute valide da un gruppetto di sostenitori della teoria del complotto lunare, gente però che, similmente ai terrapiattisti, hanno una cultura dell'argomento equiparabile ad un ragazzino di 5 anni. Ora qualcuno di voi storcerà il naso, ma bisogna dire le cose come stanno, a prescindere che piacciono o meno. Ovviamente ciascuno ha le proprie idee e è libero di credere a ciò che vuole, però secondo me la teoria del falso allunaggio è un'enorme bufala, che è stata smentita scientificamente più e più volte, ma che continua a turlupinare milioni di persone, come d'altronde accade con la favoletta della Terra piatta. Difatti, e su questo dovreste pensarci bene, per la NASA, ma soprattutto per la CIA, tutto fa brodo, per depistare e portare fuori strada gli appassionati di cospirazioni, che altrimenti rischierebbero di avvicinarsi troppo alla verità. Allora la storiella del falso allunaggio, diretta addirittura da Stanley Kubrick, è piaciuta così tanto che nessuno alla NASA ha mai querelato o intrapreso azioni legali contro il presunto ex collaboratore Bill Kaysing. Strano, è vero? Ora molti di voi si domanderanno: e allora, se le missioni Apollo sono state reali, cosa vogliono tenere nascosto la NASA e la CIA di così tanto importante da essere disposti a farsi prendere i fondelli da milioni di appassionati della barzelletta del falso allunaggio? Perché la NASA non vuole che si sappia la verità? Cosa è realmente successo sulla Luna, tanto da costringere i tecnici della NASA a nascondere prove, alterare fotografie, minacciare testimoni e intraprendere qualsiasi azione necessaria a mantenere il segreto? Il mistero è durato a lungo, specialmente per coloro che non si sono rimboccati le maniche nel fare ricerche ad ampio spettro ed indagini approfondite. Col tempo però alcune informazioni sono trapelate, e stavolta dalle parole degli stessi astronauti che avevano partecipato alle missioni sulla Luna. Il quadro che ne scaturisce è veramente molto diverso dalla fandonia del falso allunaggio,
Infatti si evince che gli astronauti non solo sono andati sulla Luna, ma sono stati accompagnati, o per meglio dire tenuti d'occhio, da entità extraterrestri. Ora vi propongo una serie di testimonianze fatte dagli stessi astronauti che definirei inequivocabili. Ho avuto il privilegio di essere al corrente che su questo pianeta noi siamo stati visitati e che gli UFO sono reali, sebbene questo sia stato celato dai nostri governi per molto tempo. Scrivo in sostegno al mio amico e coraggioso astronauta della NASA, Edgar Mitchell, Apollo 14. Io, Clark McLelland, ex SCO, dalla flotta Space Shuttle, dichiaro di aver visto con i miei occhi un ET, alto dagli 8 ai 9 piedi. Circa 3 metri, sui miei monitor da 27 pollici mentre ero in servizio presso il Launch Control Center del Kennedy Space Center. L'ET era in piedi, nella stiva di carico dello Space Shuttle e discuteva con due astronauti NASA agganciati. Inoltre, sui miei monitor notai l'astronave dell'ET, che si era posizionata in un'orbita stabile dietro i riscaldatori dei motori dello Space Shuttle. Osservai la cosa per circa 1 minuto e 7 secondi. Tutto il tempo di memorizzare. Era un ET, e un'astronave aliena. In seguito mi contattò un amico dicendomi di aver visto un ET, alto dagli 8 ai 9 piedi dentro la cabina dell'equipaggio Space Shuttle. Sì, dentro lo shuttle. Entrambe le missioni erano incontri DoD, top secret del Pentagono. Io ritengo che questi velivoli extraterrestri e i loro equipaggi stiano visitando il pianeta da altri pianeti. Molti astronauti erano riluttanti a parlare di UFO. Ho avuto occasione, nel 1951, di avere 2 giorni di osservazione di molti dei loro voli. Erano di differenti dimensioni, e volavano in formazione da combattimento, solitamente da est ad ovest sull'Europa. Ho vissuto per molti anni con un segreto in una segretezza imposta a tutti gli specialisti in astronautica. Ora posso rivelare che ogni giorno, in America, i nostri radar agganciano oggetti di forma e composizione a noi sconosciute. E ci sono migliaia di testimonianze e una quantità di documenti per provarlo, ma nessuno vuole renderli pubblici. Perché? Perché le autorità temono che la gente possa pensare Dio sa a che tipo di terribili invasori. Così, la parola d'ordine è, dobbiamo evitare a tutti i costi il panico. Fui inoltre testimone di uno straordinario fenomeno, qui sulla Terra. Accadde in Florida alcuni mesi fa. Vidi coi miei occhi un'area definita del terreno bruciata dalle fiamme, con 4 tacche lasciate da un oggetto volante che era sceso nel bel mezzo di un campo. Alcuni esseri avevano lasciato il velivolo, c'erano tracce che lo provavano. Sembrava avessero effettuato topografia, avevano raccolto campioni di terreno, e infine, tornarono da dove erano venuti, sparendo ad enorme velocità. So per certo che le autorità fecero di tutto per tenere l'evento lontano da stampa e TV. Per paura di reazioni di panico da parte del pubblico. L'incontro era risaputo alla NASA, ma nessuno ne ha parlato sinora. Tutti i voli Apollo e Gemini erano seguiti, a distanza ma talvolta anche molto da vicino, da veicoli spaziali di origine extraterrestre, dischi volanti, o UFO se preferite chiamarli così. Ogni volta che succedeva, gli astronauti informavano il controllo missione, che poi ordinava il silenzio assoluto. Penso che fu Walter Schirra, sulla Mercury 8, il primo degli astronauti ad usare il nome in codice Babbo Natale, per indicare la presenza di dischi volanti nello spazio vicino alla capsula. Comunque, le sue comunicazioni venivano a malapena notate dal grosso pubblico. Andò un po' diversamente quando James Lovell, sul modulo di comando dell'Apollo 8, spuntò da dietro la Luna e disse a chiunque ascoltasse: "Per favore, sappiate che c'è un Babbo Natale." Anche se ciò capitò durante il giorno di Natale del 1968, molte persone presentirono un significato nascosto in quelle parole. Quando gli astronauti erano nello spazio, non erano mai soli. C'era una sorveglianza costante da parte degli UFO. Quindi la NASA avrebbe montato la bufala del falsadunaggio solo per nascondere qualche avvistamento di UFO? Non esattamente. Difatti, nelle precedenti testimonianze degli astronauti ne ho volutamente tolte due, quelle di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Secondo Neil Armstrong, gli alieni hanno una base sulla Luna e ci hanno detto a chiare lettere di andarcene e star lontani da lì. Esistono dei resoconti, ovviamente non confermati dalla NASA. Sia Armstrong che Aldrin videro un UFO,
poco dopo il loro allunaggio il 21 luglio 1969. Durante la trasmissione televisiva in diretta, uno di loro parlò di una luce nei pressi di un cratere, con il controllo missione che richiedeva ulteriori informazioni. Poi non si sentì nient'altro e, secondo un ex impiegato della NASA, un certo Otto Binder, alcuni radioamatori che con le loro stazioni riceventi VHF avevano aggirato i ripetitori televisivi della NASA registrarono il seguente scambio. Cosa ce l'ha? Controllo missione chiama Apollo 11. Questi babies sono enormi, signore. Smisurati. Oh mio Dio. Non ci credereste. Vi dico che ci sono altre astronavi là allineate sul bordo più lontano del cratere. Sono sulla Luna e ci osservano. Qualche anno fa un certo professore che ha preferito rimanere anonimo e che comunque conosceva bene Neil Armstrong ha divulgato queste informazioni a vari centri ufologici, specialmente americani. E lui intavolò una discussione con Neil Armstrong durante un simposio della NASA. Ecco il resoconto delle fasi più salienti della discussione. Cos'è successo veramente lassù con l'Apollo 11? Fu incredibile. Naturalmente, tutti sapevamo che c'era una possibilità, il fatto è che ci hanno intimato di starcene lontani. Gli alieni, da allora non ci fu più alcuna questione a proposito di stazioni spaziali o città lunari. Cosa intende con intimato di starcene lontani? Non posso entrare nei dettagli, eccetto che per dire che le loro navi erano molto superiori alle nostre, sia in dimensioni che in tecnologia. Ragazzi, erano grosse e minacciose. No, non se ne parla nemmeno di una stazione spaziale. Ma la NASA effettuò altre missioni dopo Apollo 11? Naturalmente, la NASA aveva l'incarico a quel tempo e non poteva rischiare il panico sulla Terra. Ma in realtà fu un veloce scoop e a casa di nuovo. Anche diversi scienziati russi confermano questa storia. Secondo il dottor Vladimir Azaza, Armstrong ritrasmise il messaggio al controllo missione, e cioè che due grandi oggetti misteriosi li stavano osservando dopo essere atterrati nei pressi del modulo lunare. Ma questa trasmissione non fu mai sentita dal grande pubblico perché la NASA la censurò. Secondo il dottor Alexander Kazantsev, Buzz Aldrin riprese un filmato a colori degli UFO dall'interno del modulo e continuò a filmarli dopo che lui ed Armstrong furono usciti. Armstrong ha confermato che la storia era vera, ma rifiutò di entrare in maggiori dettagli, oltre ad ammettere che dietro l'insabbiamento c'era la CIA, ovviamente. Quindi, il giorno dell'allunaggio, mentre milioni di persone seguivano in diretta le immagini provenienti dalla Luna nei loro piccoli televisori in bianco e nero, coperte dalle voci dei commentatori, si udivano sullo sfondo le incomprensibili comunicazioni tra la base di Houston e i tre astronauti della navicella, Armstrong, Aldrin e Collins. Due frasi, scambiate il 19 luglio, poco prima dello sbarco, erano sembrate a tutti i tecnici che seguivano la missione una normale richiesta di informazioni, ma nascondevano un segreto che Aldrin ha rivelato solo adesso. L'Apollo 11 non era solo nello spazio. L'equipaggio chiese alla base dove si trovasse rispetto al terzo modulo del razzo che li aveva spinti verso la Luna. E dopo qualche minuto Houston rispose che si trovava a 6.000 miglia nautiche, circa 11.000 km di distanza. E Holden disse che non poteva dunque essere quello il grande oggetto che vedevano dall'oblò ad una certa distanza da loro. Era a forma di anello e si muoveva ad ellissi. Collins decise di guardarlo meglio con un cannocchiale e notò che non era sicuramente il loro razzo. I tre astronauti decisero di non comunicare altro alla base e di parlarne solo al loro ritorno in un briefing riservato. Che cosa potevamo fare? Disse Aldrin. Dovevamo metterci a gridare: ragazzi, c'è qualcosa che si muove qui di fianco, avete idea di cosa possa essere? Molta gente ascoltava le comunicazioni tra loro e Houston, gente di tutti i tipi, e quindi temevano che qualcuno potesse chiedere l'annullamento della missione a causa di una minaccia aliena o per qualunque altra stupida ragione. Così decisero solo di informarsi per precauzione e proseguire nella missione. Tornati sulla Terra, accolti dal presidente americano Nixon a bordo della portaerei Hornet, gli astronauti raccontarono le fasi dell'avvistamento ai responsabili della missione. La NASA poi decise di non renderle pubbliche e il dottor David Baker, all'epoca senior scientist dell'Apollo 11,
ha spiegato che l'agenzia spaziale americana, temendo il ridicolo, aveva vincolato al segreto gli astronauti dell'Apollo. Baker in seguito disse che molti tecnici della NASA si sono convinti che gli UFO esistono e questo ha spinto ancora di più l'agenzia ad una politica di riservatezza. Nessuno riuscì a scoprire che cosa fosse l'oggetto che quelli dell'Apollo 11 avevano visto, ma è certo che questi avvistamenti non erano rari, fino ai tempi dei primi viaggi in orbita. Molti equipaggi avevano incontrato oggetti strani. Quindi l'allunaggio dell'Apollo 11 avvenne veramente, come del resto le successive missioni fino all'Apollo 17 del 1972. Ciò che la NASA scoprì è che la Luna non è di nostra proprietà, ma a quanto pare fa parte di un dominio extraterrestre. Insomma, gli alieni hanno delle basi sulla Luna e non hanno gradito affatto che noi terrestri vi mettessimo piede. Perché? Cosa fanno gli alieni sulla Luna? Qual è il motivo del loro vero e proprio ultimatum? Questa è plausibilmente la spiegazione del fatto che dopo le missioni Apollo l'uomo non è più tornato sulla Luna e la NASA non ha più intrapreso programmi spaziali che vadano al di là dell'orbita terrestre? È per questo motivo che la maggior parte delle sonde lanciate sulla Luna hanno avuto strani incidenti e guasti tecnici? Una cosa è certa, a partire dal 1972, con la fine del programma spaziale Apollo, la CIA ha iniziato ad interessarsi a metodologie, diciamo così, non convenzionali, allo scopo di raccogliere informazioni riguardo le attività aliene sulla Luna e gli alieni in questione. Queste metodologie di ricerca riguardano la creazione di un progetto super segreto, gestito esclusivamente dalla CIA, di cui vi parlerò profusamente nella prossima parte di questo documentario. Quindi per ora vi ringrazio per l'ascolto e la pazienza e rimanete connessi perché il meglio deve ancora venire. Ciao ragazzi!